Buongiorno. Buongiorno. Siamo sul Burunco Spina. Di nuovo. Però è un po' diverso dall'ultima volta che ve l'abbiamo fatto vedere. Sì. Non c'è la nebbia, non c'è quel vento freddo. Allora, siamo state qualche giorno in paese. Giorgia aveva la visita oculistica. Tutto a posto. E poi volevamo partire lo stesso giorno della visita, ma ci eravamo dimenticate che mettono le goccine, quelle per dilatare la pupilla, quindi non poteva comunque guidare poi per lunghi tratti. Quindi siamo ripartite ieri. E allora, venendo ci siamo imbattute prima in un brutto incidente, quindi siamo state un'ora ferme nella strada che porta... Verso Nuoro. Sì, verso Nuoro. Era... proprio brutto, purtroppo una macchina forse ha perso il controllo, ancora non si capiva, e si è sbattuta a un muro buttandolo completamente giù, distruggendo la macchina. Fortunatamente la signora era vigile, l'hanno portata via, ma non sappiamo niente, non c'era scritto niente neanche nel giornale, quindi e oggi... le auguriamo tanta buona fortuna a questa signora. Poi, venendo qui verso la strada del Burunco Spina, abbiamo visto dei fuochi, del fumo, quindi non capivamo se erano incendi, se erano fuochi controllati. Abbiamo provato a zoomare pure col telefono, ma vedevamo solo il fuoco, quindi abbiamo chiamato i vigili del fuoco per segnalare questi incendi. Però sicuramente erano controllati. Però sì, stamattina dubbio, abbiamo dato un'occhiata. Detto, l'abbiamo fatto bene. Ed era tutto a posto. E adesso stiamo iniziando a fare l'escursione per Punta la Marmora. Sì, la vetta della Sardegna. Ce l'avevamo segnata nella mappa da tantissimo tempo, adesso finalmente l'andiamo a fare. Cerchiamo di capire dove si fa. È una bella giornata fresca di fine gennaio. Giù c'era vento, qua sembra che non ce ne sia. Punta la Marmora. Eccola qua. Siamo arrivate. Allora, si inizia a vedere per Daliana il lago, quello è il lago, forse non siamo sicuri. Baumugerris. Ah, Baumugerris, sì. Allora, ci siamo spogliate perché c'era caldo, però forse adesso stiamo iniziando a salire verso la vetta, quindi c'è di nuovo freddo perché c'è vento, allora ci ricopriamo. Thank you.
Siamo fermati a fare pausa acqua, abbiamo visto delle persone che stanno arrivando, naturalmente non si vedono da con la GoPro. Da dove siamo arrivati noi? E ci siamo chiesti, oddio, ma noi siamo passate là, la strada non si vede, però si vede solo Vallatta. Sì, allora il sentiero è segnalato abbastanza bene, più sì, che altro... No, è segnalato benissimo, dai. Sì, è permesso, non è... È solo molto esposto, alcuni punti sono più esposti di altri, bisogna stare prestare un pochino attenzione vabbè, come no. Sempre, però è bello. Allora, noi siamo ancora arrivate, vista, ragazzi. Siamo 1.700 adesso, 1.600. Sì, 1.700. Dovrebbe mancare poco, sì. Andiamo. Ok, 1834 conquistati. Conquistata la Sardegna, la vetta della Sardegna. Punto alla Marmora. Adesso mangiamo. Esatto. Eccoci qua, abbiamo mangiato, ci siamo anche infreddolite un pochino mentre stavamo mangiando, perché abbiamo cercato un posticino riparato dal vento, c'era un po' d'ombra, quindi c'era un po' di fresco. Adesso ci siamo rimesse in marcia per andare via e stavamo pensando di fare un altro sentiero. Sì, così facciamo tutto il giro e questo raggiunge le piste da sci e poi da lì si riscende dove abbiamo parcheggiato il van. Oggi vediamo la Sardegna a 360 gradi. Esatto. Quasi. Dai, a dopo. Via. Allora, siamo arrivate qua, dove poco fa c'era un vento assurdo, adesso no. Questo è Sarco... Sì, arco... 159 metri. Quanto? 1659. Arco Gernargento. Allora, noi poco fa siamo arrivate, vabbè, da là, diciamo così. Adesso invece facciamo questo sentiero qua, quindi saliamo qua. E arriviamo lì, ci sono gli impianti sciistici, scendiamo e siamo al van. Facile detta così. Tra 10 ore. Decisamente più ripida. Domani stavamo pensando di andare là, su quel tacco lì, che è il Monte Novo San Giovanni. San Giovanni. Ok, abbiamo raggiunto gli impianti sciistici. Yeah. Non scegli lingua per me? Adesso bisogna trovare il sentiero per scendere. Sì, bisognerebbe trovare il sentiero per scendere. Beh, lo cerchiamo. Questi impianti sono stati rifatti a nuovo negli anni 80, sì. Se non ricordo male, solo che non sono mai stati messi in azione.
Ok, qua scendiamo un po' a sentimento. A noi sembra un sentiero, ma insomma. Arriveremo giù. Speriamo non col sedere a terra, visto che è alquanto. L'ultimo tratto in discesa distrutto. Ci ha devastato. Eccolo. Siamo arrivate al Vanne. Allora, abbiamo fatto 12 km e qualcosa. Quasi 13. Quasi 13. Bello, Quasi bellissimo. 22.000 passi. Praticamente abbiamo fatto tutto il giro. Sì. Il primo sentiero che abbiamo fatto è un po' più panoramico e più esposto. Quello che abbiamo fatto rientrando E sulla cresta e poi. si era scaricata la batteria, anche lì erano gli sgoccioli. E niente, comunque stavamo dicendo che il sentiero che abbiamo fatto rientrando era un po' più sulla cresta, poi si raggiungono gli impianti sciistici. E poi c'è la discesa. A A sentimento la discesa. sentimento. Adesso abbiamo Relax. raggiunto il van, adesso ci laviamo, cambiamo. Merenda, stramerenda e relax. E Meritata. al Comunque prossimo trekking bellissimo. che faremo domani. Esatto. Ciao. Buona serata!